campo fino in Romania, bacia il grano. Ecco Giorgio Meloni che sta arrivando, cerca di fare il giro verso la piazza per salire. Grazie Giorgia. Parla con i venti che vanno verso nord, canta con i lama di ricordo, antichi boschi e strade. Mario Giordano, dov'è Mario Giordano? Avendo fatto tante presentazioni di libri, per l'appunto tante anche in Liguria, so che i presentatori di libri sono la cosa più inutile che ci sia, perché la gente è venuta ad ascoltare te, e devo dire che tu, vedendo anche altre presentazioni, tu possiamo darci del tu senza la finzione della televisione? No, ci diamo del lei. Allora, ci possiamo dare del tu se almeno... Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Grazie a Matteo Rosso, grazie a tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia, grazie per stare sotto al sole ad attenderci. Io per solidarietà ho anche io buona parte del mio corpo al sole, solidarizzo, e quindi ovviamente grazie. Mario, ci possiamo dare del tu se ci dici almeno una volta Donato! No, va bene, te l'ho detto. No, poi dicevo che sono inutili, anche se ho visto che nelle passate presentazioni, per dire, quella di Milano si è chiusa con la sorpresa della candidatura di Feltri. Ecco, volevo tranquillizzare la città di Rapallo, io non mi candiderò. Ma è già fregato, no, perché io ce l'avevo pronto. Non mi candiderò. Senti, no, allora, intanto la prima cosa è, io ho... Diceva prima Matteo, dal libro emergi tu, tu l'hai detto anche proprio che l'hai scritto per raccontare chi sei, no? Perché molto spesso non ti riconosci nelle rappresentazioni. Però prima di questo voglio farti dire un'altra cosa buona, di sentimento, di tornare sui sentimenti, perché tu nel libro parli anche molto spesso della tua attenzione alle persone in difficoltà. Allora, prima di cominciare a parlare del libro tuo, vorrei che tu dicessi una parola di solidarietà a una persona che è in difficoltà in questo momento, almeno nella classifica libraria, perché tu sei al primo posto e Enrico Letta sta all'ultimo. Allora, un momento di solidarietà. No, bisogna stare vicini, guarda, alle persone in difficoltà. Io ho grande rispetto per Enrico Letta e lo voglio anche ringraziare. Delle volte ho il dubbio che in fondo si sia iscritto a Fratelli d'Italia, perché oggettivamente io penso a un elettore di sinistra convinto, che magari ha un'attività che sta chiudendo, che magari rischia la disoccupazione, che magari ha avuto un figlio che è stato chiuso per un anno dentro casa senza poter andare a scuola, senza avere la socialità, senza avere libertà, che magari ha paura del ritorno del Covid o che ha paura che gli richiudano l'attività, eccetera eccetera, e guarda il segretario del suo partito e lo sente che parla di ius soli, di cittadinanza quindi automatica agli immigrati, di voto a 16 anni, di tassa sulla successione, e cioè, io, se lo dico da persona, diciamo, non in questo caso di destra, se anche fossi un elettore di sinistra, francamente sarei totalmente allibito dalla incapacità del mio partito di rappresentare i problemi di questa Italia oggi. Credo che il problema di Enrico, che è pure una persona con la quale io ho un buon rapporto, sicuramente preparata, capace, sia che è stato non so quanti anni in Francia alla Sorbona, è tornato in Italia e probabilmente non ha esattamente il polso della situazione, però posso dargli un consiglio: a un certo punto vale la pena, invece di stare a chiacchierare nei salotti, di farsi un giro al mercato, che magari si capisce dove stanno i problemi degli italiani, no? Tu dici che questa non è una biografia, ma è appunto un libro che scrivi per raccontare chi sei, per farti conoscere. E qualcuno dice è un po' presto per scrivere il libro, tu dici no, perché è a questo momento che io devo fare conoscere quelle che sono le mie idee, chi sono io, chi sono davvero. E su questo Matteo ha ragione, dal libro emerge davvero chi sei tu. Però l'obiezione che si potrebbe fare è: ma non è che un politico quello che è e quello che fa lo fa attraverso gli atti e non attraverso le parole scritte? Beh, ma è evidente che un politico le cose che fa le deve fare attraverso gli atti. Il punto, Mario, è che io sono a un punto della mia vita, per questo ho deciso di scrivere questo libro adesso,
nel quale Fratelli d'Italia, che è il partito che guido, è oggettivamente uno degli attori oggi principali della politica, però non è ancora un partito di governo. Allora io volevo fissare chi siamo oggi, volevo fissare qual è la nostra visione del mondo, quali sono i nostri obiettivi, qual è l'Italia che immaginiamo oggi, non solo per dare uno strumento alle persone che diciamo credono in noi o che magari sono curiose di sapere chi siamo, che credono in noi, diciamo di convincersi ancora di più, che ci vogliono criticare, di farlo nel merito, ma soprattutto per dare uno strumento oggi a quelle persone di ricordarci domani, se dovessimo arrivare al governo, per che cosa noi sognavamo di arrivare al governo. Perché io ne ho visti tanti che dicevano una cosa, diciamo, quando era facile dirla, e che poi nella difficoltà di avere il coraggio di realizzare al governo sono tornate indietro. Guarda, guarda, l'ho fatto anche per me. Io mi voglio ricordare chi sono oggi, perché il potere è una brutta bestia. Io sono cresciuta leggendo Tolkien, come tu sai, e come in questo libro è ampiamente raccontato, la più grande metafora, no, su quanto il potere ti corroda, quanto il potere a un certo punto rischi di prendere il sopravvento su di te. Allora io oggi voglio ho voluto fissare chi sono e chi siamo come strumento, come assicurazione sulla vita. Diciamo, per perché quelli tu che, hai paura, che, sì. Tu hai paura, no, cioè, no, no. Cioè, cioè, rischio che beh, il potere... Il rischio si corre sempre, Mario, e quella è la battaglia della politica, cioè la sfida più grande di chi fa politica è arrivare alla fine del percorso, indipendentemente da quanto questo percorso sia lungo, e rispondere a questa domanda: io sono riuscito a cambiare qualcosa di questo sistema, o alla fine è questo sistema che ha cambiato me? Ne ho vista di gente che sta partita l'ha persa, perché non è una partita facile, non è una sfida facile. Io credo che si possa vincere, bene o male noi nel nostro piccolo finora abbiamo dimostrato che si può vincere, perché si dice Fratelli d'Italia crescita esponenziale, cresciuta tutta insieme, ma guarda che non è vero. Fratelli d'Italia è un partito che esiste da 10 anni, per 8 anni e mezzo di questi 10 anni noi abbiamo fatto il criceto nella ruota, cioè abbiamo fatto sacrifici su sacrifici su sacrifici, rinunciato a tutto, niente, io ho fatto pure la campagna elettorale al 7° mese di gravidanza, davvero non potevo fare di più, mia figlia l'ho messa sul primo treno per andare a Milano che aveva 12 giorni di vita, ok? E non andavamo, bene o male, non riuscivamo a scardinare. Perché? Perché è il meccanismo del cosiddetto voto utile, no? C'è magari tanta gente che ti segue ma pensa che votandoti, finché sei un piccolo partito, il suo voto possa essere sprecato, e quindi aspetta che, diciamo, tu sia un attore reale della politica per credere davvero in te. Sai quante volte mi sono sentita dire: ah, io ti vorrei votare ma non ti voto perché il tuo è un partito piccolo, e io ogni volta rispondere: guarda, il mio è un partito piccolo perché tu non lo voti, nel senso che, cioè, sono poi i cittadini che... Però quella era la... Dopodiché, quando noi abbiamo con le elezioni europee superato tutte le soglie possibili di sbarramento, con quel famoso 6,5% è arrivato, sono arrivati anche quelli che già da prima ci seguivano, però per dire cosa, non è stato mica un percorso facile, noi abbiamo scelto fin qui di non prendere mai scorciatoie, e guarda che alcune di quelle scelte non sono state facili. Per esempio? Beh, la scelta di non entrare nel governo giallo-verde, perché oggi se ne parla, no? Come se fosse un governo pessimo, ma al tempo ricorderete che c'era un consenso del 70-80%, la scelta di non far parte della maggioranza che sostiene il governo Draghi, perché scusa, io oggi li sento tutti a dire: Fratelli d'Italia ha fatto la scelta comoda di stare all'opposizione, ma tu che sei un osservatore attento ricorderai che quando noi abbiamo fatto quella scelta la vulgata generale era: Fratelli d'Italia si sta suicidando, sono morti, sono finiti, perché non sostengono il governo Draghi, e quindi non era esattamente la scelta comoda da fare. Era la scelta giusta da fare, perché io tra quello che diciamo è giusto e quello che è utile tendo a prediligere quello ma che è giusto. Su questo sei sicura che sia giusta per il paese? Cioè sicuramente è giusta per la coerenza, assolutamente è giusta perché sì. Tu, ma non l'obiezione che ti fanno tanti, ti possono fare è certo che se però ci fosse stata la maggioranza Giorgio Meloni e 2 o 3 ministri di Fratelli d'Italia, forse già adesso alcune cose si stanno facendo, non tutte quelle che il paese ha bisogno, no? Però alcune cose meglio di prima, anche perché il paragone è fin troppo facile, si stanno facendo. Se entrava Giorgia Meloni con i ministri di Fratelli d'Italia, forse il paese in questo momento difficile aveva una serie di cose in più e positive che poteva fare. Questa è l'obiezione. Ma questo è falso, e questo è falso,
perché nell'attuale Parlamento, che io stia in maggioranza, che Fratelli d'Italia sia in maggioranza o Fratelli d'Italia sia all'opposizione, sempre la maggioranza PD e 5 Stelle ce l'hanno, che è il problema. Che finché noi non cambiamo il Parlamento, questi vincono sempre. È per questo che loro a votare non ci vogliono andare. È chiaro? Quindi, che cosa cambia stando all'opposizione? Tu dici 3-4 ministri, guarda, se noi fossimo entrati in maggioranza ci avrebbero dato il ministro ai coriandoli, ok? Considerato anche, diciamo, anche quello, no? Cioè, nelle scelte che Mario Draghi ha fatto sui ministri, mi pare che i partiti di centrodestra siano stati penalizzati rispetto per esempio al PD. Il PD ha 35 senatori e porta a casa 4 ministri con portafogli, Forza Italia ha 53 senatori e porta a casa 3 ministri senza portafogli, e già lì si capiva dove andava il governo. Ora, che cosa succede? Mentre noi in maggioranza non avremmo fatto alcuna differenza perché i numeri rimangono quelli, all'opposizione noi abbiamo un vantaggio che può aiutare il centrodestra, che non abbiamo vincoli, cioè noi abbiamo le mani libere. Perché in Italia è stato abolito il coprifuoco? Te lo dico io, perché Fratelli d'Italia ha preso e ha portato in Parlamento un ordine del giorno che chiedeva l'abolizione del coprifuoco, e questo ha consentito ai partiti di centrodestra che sono all'interno della maggioranza di andare a trattare con Mario Draghi, perché c'era un atto parlamentare rispetto al quale loro si trovavano in difficoltà. Se io fossi stata in maggioranza, Mario Draghi, quando mettevo quell'ordine del giorno in Parlamento, mi chiamava e mi diceva: tu questo lo ritiri. Come si fa nelle maggioranze, perché c'è un vincolo di lealtà rispetto alla maggioranza? Con me non lo, con noi non lo può fare nessuno. E noi, per questo io avevo anche proposto un intergruppo parlamentare col centrodestra, perché è un lavoro che si può fare insieme. Cioè, a me la cosa che manda i matti è che noi leggiamo tutti i giorni: ah, centrodestra che sta al governo sono sleali. Ma qui sleale è la sinistra, cioè la sinistra pretende di governare con un pezzo di centrodestra per fare esattamente le cose che faceva col governo Conte, e signori, non si può fare. Guarda il tema di DL Zanna, no, cioè non si cerca un compromesso, è come dico io e tu me lo voti, oh, cioè, ma di che parli? Quindi io penso che centrodestra abbia questa difficoltà di una sinistra molto aggressiva, anche pur parlando di governo di unità nazionale, e penso che da questo punto di vista il ruolo di Fratelli d'Italia possa essere un ruolo strategico. E poi diciamoci una cosa, Mario: se non c'è l'opposizione non c'è la democrazia. No, questo è chiaro. Per cui noi facciamo pure un servizio al paese, perché se Fratelli d'Italia fosse metaccio, se no ti faccio come Chiocci, perché se Fratelli d'Italia avesse scelto di andare al governo insieme a tutti, noi avremmo avuto 2 anomalie in Italia. Saremmo stati l'unica nazione europea che ha a capo del governo qualcuno che non è stato né direttamente né indirettamente legittimato da un voto popolare, e l'unica democrazia al mondo priva di un'opposizione. A me non piace che l'Italia, diciamo, abbia tutti questi record negativi. Solo una cosa, poi voglio farti due un po' di domande sul libro, quindi solo per precisare meglio. Tu hai detto il governo Draghi sta facendo le stesse cose del governo Conte. Davvero pensi che non ci sia, che la linea non sia almeno parzialmente cambiata? Cioè, tu giudichi il governo Draghi esattamente... No, io ho detto che c'era una forte continuità, non ho mai detto che è esattamente... Ho detto che su alcune cose è stato peggio del governo Conte, perché per esempio su tutta la politica delle riaperture il governo Draghi ha fatto atti alla mano, è stato più rigido del governo Conte. Governo Conte riaprì lo scorso anno di 18 maggio i ristoranti, non c'era il coprifuoco, si poteva mangiare dentro e fuori. Il governo Draghi ha riaperto i ristoranti alla fine di giugno, il coprifuoco è andato avanti all'inizio di giugno, il coprifuoco è andato avanti praticamente fino adesso, e quindi è stato più rigido. Sulla politica economica alcune cose sono in continuità, il decreto sostegni era sostanzialmente il cashback in continuità, però sul cashback ad esempio Draghi, raccogliendo una proposta di Fratelli d'Italia, perché vale la pena ricordare, per far capire l'opposizione che facciamo noi, e cioè un'opposizione fatta nell'interesse della nazione, se c'è qualcuno che sa ascoltare, io il 3 marzo ho scritto a Mario Draghi una lettera dicendo: vuole dare un segnale di discontinuità? Guardi, l'Italia non è nella condizione di spendere 5 miliardi di euro sulla lotteria degli scontrini in un momento nel quale rischiamo che chiuda il 40% delle aziende italiane. La lotteria degli scontrini prima di Conte l'ha fatta solo Mugabe, l'ha pure vinta lui, per cui se rimaneva Conte rischiava pure che la vincesse. La lotteria degli scontrini è una cosa folle. Mario Draghi ci ha messo qualche mese,
però alla fine l'ha sospeso. Quindi ci sono delle cose di discontinuità, la gestione Figliuolo è decisamente diversa, migliore di quella la giustizia, di... la riforma di... Guarda, sulla giustizia mi pare che diciamo la montagna, da quello che leggo, non ho gli atti, per cui da quello che leggo mi pare che la montagna abbia partorito il topolino, che purtroppo è inevitabile quando hai una maggioranza così ampia. Cioè mettere insieme un partito come Forza Italia, un partito come il Movimento 5 Stelle, intendo in questo da questo punto di vista diciamo gli antipodi, è ovvio che alla fine tu devi trovare un compromesso al ribasso, e i compromessi hanno il limite di non avere coraggio. Cioè il punto che non si riesce a capire, o che io non riesco a spiegare, sul perché non condivido governi che hanno delle maggioranze così diciamo variegate, è che la politica è un fatto di visione, e la visione che tra noi per esempio la sinistra è diametralmente opposta, in ogni caso si tiene se tu la riesci a realizzare. Cioè io ho una precisa idea di politica industriale, di politica economica, di quali siano le priorità, di dove devo mettere risorse che sono chiaramente limitate, di quale deve essere il rapporto con l'Europa. Cioè io ho un'idea, quell'idea si tiene insieme, la sinistra ne ha una diametralmente opposta che nel suo delirio si tiene insieme. Non le puoi, non puoi, se tu cominci a fare un pezzo di una e un pezzo dell'altra, metto insieme quota 100 con reddito di cittadinanza, non produci niente, produci solo che bruci decine di miliardi di euro, come è stato fatto purtroppo in questi anni, senza riuscire a rappresentare una visione. Su un tema come la giustizia, dove in Italia c'è bisogno di molto coraggio, non puoi mettere insieme tutto il contrario di tutto. Ora vedremo i testi quando usciranno. Per esempio il fatto che sia sparita la battaglia sulla prescrizione, diciamo contro la prescrizione di buona fede, che il centrodestra aveva fatto, non è una buona notizia. Il fatto che ci sia magari tempi certi per le indagini preliminari è una buona notizia, però alla fine insomma mi pare che non ci sia questa grande novità che si aspettava, questa rivoluzione che si aspettava. Dopodiché noi abbiamo un ministro della giustizia, vale la pena ricordare, che ci dice ogni giorno che certezza della pena non è certezza del carcere, non mette bene. E infatti quello che abbiamo visto è che è cambiata la posizione dell'Avvocatura dello Stato sul tema del carcere ostativo. Certo. Noi ci siamo tutti indignati quando è uscito Brusca dal carcere, fermi. Ma non abbiamo capito che cosa sta per succedere. Brusca esce dal carcere perché diciamo ha collaborato con lo Stato, anche se secondo me per le omissioni di Brusca c'erano i margini per non farlo uscire di galera. Se viene abolito il carcere ostativo, non è che usciranno i Brusca, usciranno pure i mafiosi che non hanno collaborato mai. E questa è una battaglia che Fratelli d'Italia intende fare. Ma la mia posizione non è quella del ministro Cartabia, che mi pare invece sull'abolizione del carcere ostativo abbia una posizione diversa. Torniamo ai temi del libro. Prima hai raccontato che nel libro giustamente e anche in modo molto piacevole, peraltro curiosità a margine, l'hai scritto tu, davvero? È incredibile, so scrivere, so pure leggere, giuro. No, sai pure scrivere. Vuoi fare una prova? No, io ci credo perché tu sai che... Allora, la sinistra è impazzita per questo libro, sai perché? Per due motivi. Sì. Primo è che noi abbiamo offerto uno strumento per cui loro non possono più fare il media, no? Perché io, per quello dicevo, l'ho scritto, l'ho detto tante volte, io accendo la televisione, sento parlare di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni e dico, ma questi chi sono? Io li conosco, perché non siamo noi. Perché loro filtrano, mistificano, ti dicono, si inventano cose che tu non hai mai detto. Io ricordo un articolo di Repubblica di insulti pesantissimi contro di me, in cui il giornalista aveva falsificato delle mie dichiarazioni mettendole virgolettate per poi insultarmi per quelle dichiarazioni che lui aveva falsificato. Quindi ho detto, voglio offrire uno strumento per cui non ci sia il media, e loro li impazziscono perché dicono, come facciamo? Infatti lo mettono a testa in giù, quella non lo vende, cioè. Dopodiché sono impazziti perché? Perché noi siamo sempre stati gli analfabeti per antonomasia, Mario. Noi, il popolo che vota centrodestra, tutti non capiscono niente, tutti cretini, analfabeti, incapaci di intendere e di volere, popolo bu, la famosa idea della democrazia della sinistra, no? Cioè siamo democratici se ci votate a noi. Se no, hai visto che le uniche elezioni che si possono fare sono le primarie del PD,
perché è l'unica lezione in cui gli italiani non possono mandarli a casa. Sono le uniche lezioni che si possono fare in Italia. Vabbè. Chiaramente, essendo noi gli analfabeti di turno, io che faccio comunque il leader del partito della destra, scrivo un libro e già dice questa sa scrivere, ci sarà un congiuntivo sbagliato, si no, saranno detti, l'hanno letto e non c'era neanche un congiuntivo sbagliato. Dopodiché quindi noi sappiamo scrivere, ma soprattutto il nostro popolo legge, perché se il libro è primo in classifica vuol dire che la gente nostra legge e legge più della loro, e questo li ha fatti uscire pazzi, perché adesso non hanno più questo argomento di dire voi no? No, oltretutto poi i tuoi libri non ne parliamo, no, quando escono le classifiche le scalano tutte, e quindi voglio dire signori si sa legge, si abbiamo sa... imparato a leggere, abbiamo fatto un corso serale, corso serale in questi anni. Tu, ripeto, fra l'altro ti apri anche moltissimo, racconti molto di te, e la cosa bella del libro, per chi non l'ha ancora letto, spero pochi, ed è assolutamente da leggere, per la capacità di mescolare insieme i contenuti politici e i contenuti personali, e mescolarli in modo molto efficace. Allora, secondo me, e racconti anche, prima mi è venuto in mente prima quando raccontavi delle difficoltà che hai avuto nel libro, ne racconti tantissime difficoltà, perché adesso insomma hai il vento in poppa, sei il prossimo presidente del Consiglio, avendo un messaggio, avendo e conservando un messaggio del 2013, ho conservato un messaggio che le ho mandato, è vero o no, nel 2013, che te lo sei già preso, io nel 2000, abbiamo un antico accordo, io nel 2013, e quindi però racconti molti momenti difficili. Allora mi piacerebbe che scegliessi e raccontassi quali sono stati, secondo di quelli che hai raccontato nel libro, il più difficile momento dal punto di vista personale, il più difficile momento dal punto di vista politico. Wow, vedi? Questo dimostra che l'intervista non era preparata, eh? Allora, il più difficile momento dal punto di vista personale, diciamo, secondo me, insomma, ero parecchio giovane, parecchio ragazzina. Poi io, insomma, l'ho raccontato nel libro, ma anche questo l'ho raccontato, la vicenda di mio padre, la vicenda delle difficoltà che ho attraversato, l'ho raccontato per due motivi. Intanto per provare a spiegare, tu dicevi, sei riuscita a mettere insieme la parte personale e la parte politica. Mario, la mia vita è stata la politica, la parte personale e la parte politica, a un certo punto non si distinguono più. Io mi sono iscritta al Fronte della Gioventù, avevo 15 anni, oggi ne ho 44, la gran parte della mia vita è stata fatta di politica, no? Però io quando in realtà davi fuoco alla stanza con tua sorella, sì, ero già segnata, però diciamo io ho raccontato questi aspetti della mia vita anche per spiegare che in realtà sono una persona molto meno ideologica di quanto si possa ritenere. Io banalmente sono una persona abituata a non scappare dalle domande. Non sono una persona che si fa dire in che cosa deve credere, non sono una persona che diciamo rinuncia ad ascoltare l'altro, perché per me una cosa deve essere convincente. È il problema che oggi ha la sinistra, perché loro fanno, dice, la libraia non vende il libro, no? Voi non troverete un libraio di destra che dica una cosa del genere, perché le identità forti, chi crede in quello in cui dice di credere per convinzione, non ha paura di confrontarsi con l'altro. Ecco, io sono così, io per credere in una cosa devo essere certa, e quindi sono una persona da questo punto di vista che non ama la superficialità. Molte delle posizioni che ho preso nella mia vita sono figlie anche delle mie esperienze personali. Io sono cresciuta senza un padre, ho negato per tanti anni che questo avesse avuto un impatto sulla mia vita, ce lo ha. Diceva prima Matteo Rosso che io non faccio mai complimenti, è vero, io se sbagli stai sicuro che la telefonata della Meloni ti arriva, se fai una cosa fatta bene non ti arriva, però, e mi dispiace, per cui delle volte chiedo anche scusa ai miei dirigenti, alle persone che lavorano con me, non è facile lavorare con me, ma chi lavora con me sa che non c'è persona al mondo con la quale io sia più rigida di Giorgia Meloni. Cioè è a me stessa che io non faccio mai un complimento, per me quando si dice bravissima è la normalità,
Se mi dici ma t'ho visto stanca, panico, ok? Quindi, e questo è figlio, no? Probabilmente, poi quando cresci delle valutazioni le fai, no? Magari, cioè, sai, quando da ragazzino vieni rifiutato da tuo padre, cresci sempre che dici, oddio, devo dimostrare qualcosa, non sarò mai all'altezza, per cui devi sempre... Però perché l'ho raccontato? Quando oggi per esempio si parla dell'adozione da parte delle coppie omosessuali, si sa, io sono contrario all'adozione da parte delle coppie omosessuali. Sia chiaro, la fobia non c'entra niente, l'omofobia, ho tentato di spiegare, ho spiegato anche nel libro, lo Stato italiano non è consentito a un single di adottare, lo Stato italiano è singolofobo, se una coppia secondo l'ordinamento italiano volesse adottare un bambino deve avere determinati requisiti di stabilità matrimoniale, determinati requisiti di diciamo, stabilità patrimoniale e determinati requisiti di età. Perché siamo poverofobi, pecchiofobi o... No, perché? Perché lo Stato che deve difendere il più debole, considerando il più debole il bambino che non può difendersi da solo e considerato che, diciamo, i bambini da adottare non sono infiniti, tende a dare a quel bambino lo standard più alto. Perché uno Stato giusto fa così. Allora io penso... che una cosa sono i casi della vita, io sono cresciuta senza un padre, era un caso della vita, sono cresciuta comunque una bambina felice, una cosa è stabilirlo per legge, ed è stabilirlo per legge perché tra il bambino e la coppia di omosessuali vota e può scendere in piazza e può parlare davanti alle telecamere e il bambino no, e questo Stato tende a privilegiare il più forte quando secondo me uno Stato giusto privilegia il più debole. Lo consideriamo un... questo è un pensiero, diciamo, di una persona che ha delle fobie? No. È, secondo me, buon senso. Si può condividere o non si può condividere. Molte delle posizioni che io ho preso nella mia vita sono figlie di questa roba qui. Ho raccontato anche che mia madre stava per abortire. Quindi io mi sono salvata per un pelo. E mia madre è una di quelle donne che sono state di fronte a questa scelta difficile, abbandonate... da istituzioni che non, magari non ti danno una mano, no? E quante avrebbero voluto, magari l'hanno fatto e poi avrebbero voluto tornare indietro perché è una scelta che è meno, molto meno semplice di quanto la racconti certa politica, no? E allora perché dice, dobbiamo difendere l'autodeterminazione delle donne? Certo, ma l'autodeterminazione delle donne la difendi se a queste donne dai anche una possibilità di fronte a una difficoltà di fare una scelta diversa da quella dell'introduzione della gravidanza. Mentre se tu provi a dire, per esempio, donne che rimangono incinta, che sono da sole, che non hanno i soldi per portare a termine la gravidanza, le aiutiamo economicamente anche se volessero dare quel bambino in adozione, ah, stai limitando l'autodeterminazione delle donne. Ma come? Io voglio aiutare una scelta che però sia anche diversa, perché io scelgo sempre la vita nel dubbio, Mario. La prima cosa che ho visto di mia figlia in un'ecografia era il cuore che batteva. E ognuno di noi ha un codice genetico unico e irripetibile, mi dispiace, questo ha del sacro, possiamo fare finta che non sia così? Io a domande diciamo difficili cerco di dare risposte complesse, ok? Quindi mi piacerebbe che lo Stato aiutasse, mettesse molto più in pratica la parte della legge 194 che parla di prevenzione e di sostegno alle donne, che parla di accompagnarle, di aiutarle, no? Cioè, che parla di aiutare mi piacerebbe una società che aiutasse molto di più le famiglie, che incentivasse molto di più i giovani a mettere al mondo dei figli, perché noi abbiamo un problema enorme con la demografia. Ma vi paiono temi impresentabili? No, si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo, sono letture, sono anche figlie di quello che io ho passato nella vita. Volevo raccontare questo, volevo raccontare che comunque sono una persona che ha una diciamo una complessità e che ho pure i miei limiti, perché poi voglio dire, no, sti politici, no. Cioè per noi, noi partiamo da, diciamo, voi politici fanno tutti schifo, la famosa cosa, tanto sono tutti ladri. Ragazzi, se sono tutti ladri politici, sono tutti ladri gli italiani, perché ci piaccia oppure no, sono lo specchio della società che rappresentano, quindi non possono essere tutti pessimi, c'è gente buona, c'è gente cattiva, ci sono i ladri, ci sono gli onesti, il punto è se noi li sappiamo scegliere. Partiamo da lì al il politico deve essere perfetto, infallibile, invincibile. Comunque siamo anche, umani, anche quando sei stanchissima sei bravissima. Dici? Perché, no, cioè sei no, perché...
ho fatto un giro, hai fatto, la morte. Una vecchia tecnica, quando tu non vuoi rispondere alla domanda, raccontato in modo meraviglioso di legge, no, Zan, a un certo punto mi sono persa, non mi ricordavo, non più, la domanda che me fa. E quello era dimostra che sono stanco. No. Qual era la domanda? Era il momento più difficile da ragione. Allora, dal punto di vista privato, tra l'altro, Davide, per sogni di punto di questo, io sono stato tentato di farti la domanda sulla legge Zan, su cosa significa essere madre, e quindi un'opera meravigliosa. Allora, no, scusa, hai ragione, che a un certo punto mi sono perso e quindi sono andata avanti perché non mi ricordavo più, perdonatemi. Momento più difficile dal punto di vista, diciamo, personale, sicuramente quando ero ragazza, insomma, quando ero bambina. Momento più difficile dal punto di vista politico, guarda, tanti. Sicuramente, diciamo, quando ci fu la rottura tra Fini e Berlusconi all'interno del Popolo della Libertà, perché per noi, insomma, no, era una comunità che si sfaldava, era, e poi quello che ci ha portato col tempo a rifondare Fratelli d'Italia, tutto quel percorso. Doveva chiamarsi Noi Italiani. Sì, a me piaceva Noi Italiani. E ti è stata bocciata. Mi fu bocciato malamente. poi dopo, cioè, Noi con Salvini, poi dopo qualche anno, dico, vedi che ci avevo visto giusto. Tutta quella fase lì è stata per noi una fase molto difficile, perché quando noi abbiamo fondato poi Fratelli d'Italia, sai, io anche questo l'ho scritto nel libro, non è facile capire quale sia davvero la scelta giusta per una persona come me o magari per Ignazio, no? Eravamo entrambi parlamentari del PDL, lui addirittura era coordinatore, non avevamo il problema ad essere rieletti, però essere rieletti in un partito che, diciamo, non riesce più a rappresentare quello che tu vorresti rappresentare è un limite. Di contro, fondarne uno nuovo a 40 giorni dal voto, col rischio che non venga eletto nessuno e che quindi comunque non esista quell'idea, ugualmente non è una scelta facile. Alla fine noi abbiamo fatto quella che ci sembrava, insomma, più così, insomma, più se vuoi più temeraria, ma anche più significativa, e le cose sono andate bene. E quella è stata tutta anche una stagione abbastanza complessa. Io sono arrivata, ho raccontato anche questo, le ultime europee, l'ho raccontato dopo appunto 7-8 anni che, insomma, facevamo e stavamo sempre 3%, 4%, 4,5%, arrivano le elezioni europee 2019 e si riteneva che Fratelli d'Italia potesse non superare quella soglia di sbarramento. Io ho detto a qualcuno delle persone più vicine a me, guardate ragazzi, stavolta se non facciamo la soglia ci riflettiamo, perché no, vuol dire che sei sbagliato. Poi alla fine, se la gente non ti risponde dopo anni e anni che tu fai i sacrifici, forse dico, siamo vecchi, il nostro modo di fare politica è vecchio, questa nostra coerenza, questa nostra presenza sul territorio, questa forse non vanno più lì bene, forse vanno finire. Poi sai, vedevi 5 Stelle al 32%, e tu dici, ma io così meno di Gigino Di Maio valgo? Allora dici, ragazzi, che paura. Senti, e allora ho pensato, se va male a sto giro ci pensiamo, invece vedi, Nostro Signore alla fine ci ha pensato. Invece diventare mamma, come ha cambiato il tuo modo di percepire la vita e anche la politica? Molto ha cambiato. Intanto mia figlia mi ha aiutato a rimettere in fila le priorità. Per me è sempre tutta una tragedia, io prendo sempre tutto maledettamente sul serio. Alcuni, cioè Nicola Procaccini, che è un nostro parlamentare europeo, che dice che il mio slogan è moriremo tutti, no? Allora ogni tanto nelle riunioni fa sì, Mel, moriremo tutti, no? È vero che io prendo sempre tutto maledettamente sul serio. Con mia figlia questo è cambiato, cioè per me alla fine io torno a casa la sera, la vedo che sta bene, anche questo l'ho scritto, finché sta bene lei a tutto il resto trovo un rimedio, ok? Prima no, prima ero molto più... I figli ti fanno sperimentare un livello d'amore, un livello di paura che tu non avevi mai conosciuto, e ti rendi conto di cose alle quali tu davi una grande importanza che sono assolutamente secondarie rispetto a quello che potrebbe accadere, e mi ha insegnato anche a dare più valore al tempo. Questa è una bellissima frase di Seneca che ho citato, no? Seneca dice: noi consentiamo alle persone che ci sono intorno, cioè non consentiamo che ci si tolgano, che ci si rubino cose che potremmo riavere 100 volte,
e poi con grande facilità consentiamo agli altri di rubarci l'unica cosa che nessuno ci può restituire, che è il nostro tempo, che è la cosa più preziosa che abbiamo, vero? Io che chiaramente faccio lavoro in un mondo dove la gente parla, fa ste riunioni, si mettono seduti, parli, facciamo una riunione, parla, quello parla e tu stai lì, cioè, sì, sì. Adesso sono molto più, ragazzi, dai, su, perché comunque mi sono data delle regole, io la sera quando posso, oggi non riuscirò, devo mettere a dormire mia figlia, ecco, no, cioè ogni tanto voglio fare la madre, voglio avere del tempo da dedicare a lei, e quindi questo mi ha aiutato anche, e poi sicuramente a capire tanti problemi che le famiglie vivono più di quanto non potessi capirli. Infatti prima. Registriamo sempre le interviste perché non vieni in diretta. Bravissimo. Per mettere a dormire Ginevra. Vabbè, e ma faccio bene o no? L'unica cosa che registriamo di fuori dal coro sono le interviste. E l'ultima volta tra l'altro avevamo registrato e poi dopo era uscita la notizia. Ma tu l'avevi sostanzialmente anticipata della... Non mi ricordo più qual era, ma l'avevi già anticipato. Senti, no, ma invece prima, torniamo invece a un contenuto di attualità, hai citato prima la legge, il disegno di legge Zan. Vabbè, sul contenuti l'hai già detto mille volte, quello che pensi. Mi preoccupa un altro aspetto però che mi preoccupa da questo punto di vista, che è quello della... che si collega al disegno di legge Zan anche a tanti altri manifesti, il politicamente corretto, la distruzione delle statue, cioè... c'è una forte oppressione sulla libertà di espressione, sulla libertà di pensiero. Io penso, però volevo sentire cosa ne pensi tu, e l'articolo 4 della legge Zan, diciamo, è uno degli esempi clamorosi, ma non solo quello, il fatto che non si possa più dire clandestino in televisione, il fatto che non si possa dire zingaro da un palco pubblico a Rapallo, il fatto che non si possano più usare le parole col loro nome, e io penso che stiamo vivendo in una fase in cui con le varie autority, comunitati di controllo, si è mai come ora a rischio la libertà di espressione, e volevo sapere se cosa ne pensi, se anche tu hai questa impressione. Assolutamente sì, e penso che questo sia un tema estremamente serio. Intanto mi fa impazzire che i sostenitori delle più incredibili libertà siano anche i più feroci censori di chi non è d'accordo con loro, che è una cosa folle. Cioè sono un uomo, voglio dichiararmi donna, e tu dici, ma secondo me, però insomma questo non modifica la sostanza biologica della tua in galera, sarò libero di dissentire. Guarda, voglio dire una cosa sulla legge Zan che non si sta capendo, poi torno sul tema, non ti preoccupare. Questa cosa del self-ID, cioè io non sono, cioè la percezione che ho di me è più importante della mia, diciamo, della mia origine biologica. Questa roba qui, collegata alle norme previste nella legge Zan, significa che sono finite le conquiste femminili. È chiaro? Cioè se io non sono un uomo e non sono una donna, ma sono quello che percepisco, e di grazia gli incentivi sul lavoro femminile chi li prende? Le quote rosa, che io aborro, cioè proprio le odio, ok? Però guardate, a me risolve un problema, perché adesso vi spiego che succede. Quando io devo fare le liste per il prossimo Parlamento, acchiappo la russa e gli dico: tu oggi ti senti una donna. E lui dice: e voglio vedere chi mi dice qualcosa. E guardate quello che sta accadendo. Adesso io lo dico con una battuta, è esattamente quello che è accaduto in Messico. Così come sullo sport, ci sono fior fiore di atleti nati biologicamente uomini che a un certo punto decidono di diventare donna e pretendono di competere nei campionati femminili. In Nuova Zelanda ci sta un signore che gioca a pallamano, che poi è diventato donna e adesso gioca nella nazionale femminile pallamano, 1,88 m per 100 kg, ogni volta che scende in campo spacca 2-3 ossa. È normale? È normale che alle prossime Olimpiadi nel sollevamento pesi ci sia, diciamo, un uomo che compete nel campionato femminile?
diventa o non diventa una discriminazione nei confronti delle donne? Perché questi sono i cortocircuiti della sinistra. Hai visto l'arcigay vuole cacciare l'arcilesbica perché l'arcilesbica è contraria al DDL Zan perché difende la specificità femminile. Quella della sinistra è una specie di morra cinese, si sono incartati. Allora, è facile, è molto facile. La sinistra combatte la violenza contro le donne, giusto? E quindi bisogna, però nei casi in cui la violenza viene, il responsabile della violenza è un immigrato, non se ne parla più. Quindi nella morra cinese della sinistra, immigrato batte donna violentata. No, è tutto così. Anche donna ammazzata, vedi caso. Donna ammazzata, eccetera. Shaman, poi si inserisce anche il tema appunto del gender, degli omosessuali, per non parlare degli islamici. Gli islamici battono tutto, battono tutti. Allora voglio parlare anche di questo, Mario, di questa ipocrisia. La gente, no, la FIGC che mette la bandiera arcobaleno, guardate, c'era il Gay Pride, eccetera, e tutte le grandi società mettono la bandiera arcobaleno sui loro siti, bello, ma sul sito europeo, sul sito arabo no. Adesso c'è l'Europa che se la prende con Orban, perché Orban ha fatto una legge che nessuno ha letto in Italia, perché tutti hanno parlato di una cosa che non è, io l'ho letta perché l'ho fatta tradurre, e la legge dice in buona sostanza che tu non puoi fare propaganda gender all'interno delle scuole se la fanno associazioni che non sono riconosciute nel sistema formativo ungherese. È scritta male. Questo è un tema, è scritta, perché male. È scritta male. Quello che vuoi, però sì, questa, però la sostanza è questa. Che è un tema, guarda, che posso dire, ho posto anch'io quando si è parlato della legge Zan in aula. Perché anche qui, signori, nella scuola italiana noi non facciamo educazione sessuale. Perché non facciamo educazione sessuale? Perché lo Stato italiano è sessuofobo? No, perché si è ritenuto che una materia così delicata fosse meglio farla maneggiare dalle famiglie piuttosto che dallo Stato, no? Quindi noi nella stessa scuola nella quale non facciamo educazione sessuale andiamo a spiegare cosa sia l'omosessualità. E di grazia come spiego cosa sia l'omosessualità se non partendo dalle inclinazioni sessuali? Ma non vi pare che ci sia una distonia, no? Quando io ho apposto questo problema, quello si è alzato, omofoba, perché loro ormai stanno così, Cioè ogni volta che non sanno che dire, boom, etichetta, razzista, omofoba, cioè, perché se loro dicono che sei razzista e sei omofoba non si devono più confrontare con te e quindi non hanno il problema di non essere in grado di rispondere a domande banali con delle risposte che abbiano un senso compiuto. Ma mi sta bene, l'Unione Europea, governo Draghi in testa, perché ha firmato tutti contro l'Ungheria per questa legge. Perché vogliamo difendere i diritti degli omosessuali, mi sta bene. Però adesso io presento in Parlamento un atto con il quale chiedo al governo Draghi di andare in Europa a chiedere di fermare ogni accordo commerciale con quelle nazioni nelle quali l'omosessualità è considerata un reato e in alcuni casi prevede la pena di morte, come l'Arabia Saudita e il Qatar. E vogliamo vedere chi la vota? Perché adesso lo faccio io il paladino dei diritti, quelli veri, perché non è che possiamo fare finta di non vedere quali che siano, per cui nella morra cinese, islamico batte, omosessuale, donna violentata, batte tutti, è più forte di tutto. Era un velo in pazienza. Siccome il tempo, almeno altri due temi di attualità te li devo fare, il primo abbiamo parlato appunto della legge Zan, abbiamo parlato della giustizia, l'altro grande tema è quello delle vaccinazioni. Cosa pensi rispetto al tentativo più o meno di introdurre quasi un obbligo vaccinale attraverso il Green Pass? Saresti d'accordo nell'inserire l'obbligo per tutti? Sono contraria all'obbligo vaccinale, credo che sia contrario all'ordinamento italiano. E cosa pensi dei sanitari e degli insegnanti che non si vaccinano? Penso che l'unica cosa seria per far funzionare la campagna vaccinale sia non fare confusione.
Penso che quello che sta devastando la campagna vaccinale sia uno Stato che ti dice ogni giorno una cosa diversa sullo stesso vaccino, creando sostanzialmente il panico. Credo che l'unica forma, diciamo, di sostegno alla campagna vaccinale sia la trasparenza e la serietà, e in tutta questa vicenda è mancata sia la trasparenza che la serietà. È mancata la trasparenza da parte delle istituzioni europee che hanno firmato contratti con le società farmaceutiche che gridavano vendetta, nelle quali in buona sostanza si diceva che alle case farmaceutiche si davano miliardi di euro e in cambio le case farmaceutiche si impegnavano a fare del loro meglio. Ditemi quale altro contratto al mondo a livello proprio di codice civile dice una cosa del genere, tant'è che poi abbiamo visto. E poi la confusione che è stata fatta, appunto, ogni giorno dicendo una cosa diversa. Green Pass, io l'ho detto anche a Mario Draghi, non esiste che il Green Pass serve per entrare al ristorante, per andare in discoteca, per avere una vita sociale. Anche perché, Mario, io una cosa te la devo dire. Dati. L'86% delle vittime da Covid ha più di 65 anni. Covid non impatta sui giovani minimamente, se non per quelli immunodepressi. Io sono contrarissima alla vaccinazione dei più giovani, dei giovanissimi, dei ragazzini. Perché? Perché il rischio del Covid è un rischio inferiore, o comunque insomma è un rischio quasi inesistente, e dall'altra parte noi sappiamo che abbiamo dei vaccini che comunque gioco forza hanno dovuto saltare dei passaggi, quindi chissà. Allora io ricordo una società nella quale diciamo si mettevano in sicurezza i giovani, no? Se c'era, no, tu avevi il pasto migliore, no? In una società povera i nonni lo davano ai più piccoli, no? E oggi mi interrogo su una società che dice vacciniamo i bambini di 10 anni non sapendo che cosa possa comportare per mettere, no? Mi interrogo, lo dico sinceramente. E penso che su questo tema bisogna fare un dibattito serio, io lo dico in punta di piedi, no? Però l'obbligo vaccinale per i giovanissimi, intanto sono contrario proprio all'obbligo, ripeto, non è previsto nel nostro ordinamento. Penso che bisogna chiaramente incentivare la campagna vaccinale, che bisogna farlo con la serietà di chi diciamo che non abbiamo visto nelle istituzioni, ma sul tema della vaccinazione che ogni tanto sento arrivare, quindi anche del fatto di ricattare i giovani dicendo vuoi andare in discoteca, io su questo sinceramente chiedo un dibattito serio alla politica, perché non sono d'accordo. L'ho detto e lo ripeto. Ci chiedono di stringere, per cui ti faccio la penultima domanda, che è l'ultima. Ma non era prima, quella di prima, la penultima. No, questa è la penultima. No, ma l'ultima è una. L'ultima è una. No, il tema, vabbè, non possiamo non fare una battuta almeno sul. In autunno ci sarà campagna elettorale. Il centrodestra è arrivato con fatica alla scelta di candidati che sono unitari, però con fatica. E quindi qualcuno da sinistra dice che nelle grandi città finirà 5-0 per il centro-sinistra. Cosa prevedi? E soprattutto il centrodestra, dopo questa difficoltà, riuscirà a restare unito, perché qualcuno già vede degli elementi. Per esempio, io scherzavo all'inizio sulla candidatura di Feltri a Milano, qualcuno ha detto ecco una zeppa nei confronti di Salvini, stanno già litigando. Quindi come finirà e il centrodestra reggerà questa sfida, la futura sfida, riuscendo a rimanere unito? Ma guarda, non ho alcun dubbio sull'unità del centrodestra, e noi non dobbiamo, diciamo, fare l'errore di essere vittime della propaganda altrui. La sinistra ogni giorno tu apri i giornali e leggi, io che litigo con Salvini, Salvini che litiga con me, tutti e due litighiamo con Berlusconi, tutti e tre litighiamo con Toti, tutti e quattro litighiamo con lui. E è tutto un film che io non vedo. Perché? Perché poi, per carità, abbiamo i momenti che discutiamo, abbiamo i momenti che facciamo pace, abbiamo i momenti che su alcune cose ognuno chiaramente, no? Però noi stiamo insieme per scelta, e questo non si vuole capire.
Noi siamo insieme per compatibilità, siamo insieme perché per noi non è difficile mettere insieme la stessa visione per il futuro dell'Italia. E tu non troverai mai un esponente di centrodestra che dica: questo mi fa schifo, ma ci sto insieme perché devo impedire agli italiani di mandare al governo che ci vogliono mandare loro. Che è quello che ci dice tutti i giorni la sinistra. Ce lo dice il PD dei 5 Stelle, ce lo dicono i 5 Stelle del PD, ce lo dicono tutte e due di Renzi, ma sempre al governo insieme stanno perché bisogna impedire che la destra vinca. Noi siamo un'altra cosa. Noi siamo insieme perché noi vogliamo fare delle cose e possiamo farle insieme e sappiamo che le faremo insieme. Quindi alla fine che succede? Che con tutte le spigolature caratteriali che ciascuno di noi può avere, io sono la prima, che non è facile, per carità, di carattere, quando poi ci sono le scelte fondamentali, ti pare che il centrodestra vada in ordine sparso? Perché a me pare che a Roma abbiamo un candidato solo, a Milano abbiamo un candidato solo, a Napoli abbiamo un candidato solo, a Torino abbiamo un candidato solo, a Bologna avremo un candidato solo. E vogliamo parlare di quello che succede nell'altra metà campo? Solo a Roma hanno tre candidati. Chi è quello diviso? Chi è quello che non sta insieme? Noi stiamo insieme. Poi io non sono d'accordo sui progetti partito unico, ma perché secondo me è più quello che rischiano di togliere che quello che mettono. Cioè, io considero un valore le diversità che ci sono all'interno del centrodestra, e quindi secondo me è giusto preservarle. Poi appunto vengo da un'esperienza che in questo senso secondo me non è stata entusiasmante, però quello è un altro tema. Per me l'unità della coalizione non è mai stata in discussione, e tu sai meglio di me che anche quando Fratelli d'Italia era il più debole tra i partiti della coalizione, quando è stato necessario noi il nostro passo indietro per aiutare l'unità della coalizione, l'abbiamo fatto sempre e continueremo a farlo sempre, semplicemente perché e altrimenti non andiamo da nessuna parte. Questo lo so io, lo sa Silvio Berlusconi, lo sa Matteo Salvini e lo sanno tutti gli altri. E quindi noi sappiamo che vogliamo andare al governo, che la gente pare, la maggioranza degli italiani ci vuole al governo insieme, e noi per questo lavoriamo. E Zingaretti che dice 5-0 per la sinistra? Ne parliamo il 12 di ottobre con Zingaretti. Nel frattempo chiudiamo, però volevo chiederti, visto che nel libro racconti il tuo rapporto sfortunato con le vacanze, allora io ti auguro di andare in vacanza, ma lo dire se, dove vai tu, perché così io vado da un'altra parte, perché tu ci scherzi, ma c'è un periodo che mi chiamavano dalla unità di crisi della Farnesina per dire: scusa, ci puoi dire dove vai in vacanza che così mandiamo subito i rinforzi? Basti ricordare che io ero a Parigi quando ci fu il Bataclan. Proprio delle cose. No, però al di là di questo, insomma, sono stata sempre un po' sfortunata. Quest'anno non vado in vacanza. Non vai in vacanza? No, quest'anno lo frego. Parto direttamente, non lo dichiaro. Non lo dichiari, va benissimo. Quest'anno frego la sfiga. Grazie a tutti, grazie. Grazie davvero, grazie a Mario. Grazie a Giorgio. Grazie a tutti gli organizzatori. Donato! Fermi che devo fare la foto! Fermi!